il rank! Fa il rank! Porco! Ragazzi, oggi giochiamo alla modalità preferita di Fe. Che non è vero, è la mia. No, no, Anna, fidati che è di Fe. Allora, c'è un tema, bisogna vestirsi, creare un outfit e poi c'è la sfilata di moda. Ma e vince quello bello! Più figo. Allora, ragazzi, il tema, il primo tema è bambino ricco. Fe è super bravo di questa modalità, quindi in qualsiasi momento. Ma va bene anche bambina o bambino? Anna, non rompere il cavolo, ma cosa stai dicendo? Che ne so, me lo vesti da vestiti. Da allora, se avete bisogno in qualsiasi momento di un consiglio su questa modalità, domandate a Fe, che lui subito sa tutto e risponde, capito Red? Se non tu non sei magari che ma tu ti vesti male, designer Fe. Lo so, però siccome tu sei un po' trinariciuto, brutto, che fai schifo, che tuo padre ma è andato a comprare il latte. Tutti. Basta. Esatto. Quindi cosa succede? Se hai difficoltà tu chiedi, alzi la mano, dici di Fe e gli dici Fe, dammi un aiuto, Fe subito ti dà un aiuto che Fe di questa modalità, l'ho già detto, ma lo ripeto. Il mio consiglio. No, no, hai sbagliato. Non devi chiedere a me, devi chiedere a Fe. Il più bravo. Un consiglio, ecco, un cappottino fashion. Cosa non consigli? Non nessuno. Non sono esperto. Fe, sappiamo tutti che questa è la tua modalità preferita. Ragazzi, a 125 ore su questa modalità. Mancano 80 secondi, ragazzi. Finite l'outfit. Oh no. Che tra poco parte la sfilatona. Che bello! No, ho fatto una combo bellissima io. Ma io sono fighissimo. Guarda qua. Lion! Ieri l'estetista ha scoperto quanti Robux ha speso. E l'ha detto a mia madre. E io per giustificarmi gli ho detto che era una spesa essenziale. Come le ma unghie. Ma perché mi racconti queste cose? Ma chi se ne frega? Ma ora sì. Vogliono buttarmi fuori casa. Non potrò più giocare. E facciamo una festa quando ti butti. No, potresti convincerli tu a non buttarmi via. Allora, su tua madre effettivamente ho molta influenza, perché conosco dei segreti che non si possono rivelare. What? Ma che segreti? Tipo quella volta che si è fatta un tatuaggio. O quella volta che si è fatta fare un'altra permanente ai capelli dopo che ne aveva già fatta una il giorno prima. E un'altra volta si è fatta incontrare. Si è fatta incontrare. Ma come le sai tutte ste cose? Mi confido con tutte le loro mamme. Anche con la mia. Sì, Cicco, tua madre però è noiosa perché non... Ah, cos'è la cosa più temeraria che ha fatto durante la sua gioventù? Fare te. No! Veramente un azzardo, ragazzi. Veramente una scelta poco ragionata. Tua madre è un... No! Ma mai quanto quella di Red. Quella di Red fa veramente fa impressione, ragazzi. Quanta roba si fa. Vabbè, ragazzi, attenzione, sfilata. Voti onesti, ragazzi. Onestissimi. Allora, la sfilata si tiene nella foresta incantata, perché è questo outfit bambino ricco, ragazzi. Attenzione. Fe, sappiamo già che avrà stravinto. O magari avrà fatto finta di non essere bravo. Vediamo. Esatto. Adesso i giudici. Ma chi è sta gente? Ma che è sta? Sì, sono i giudici. Fai attenzione, già che è primo. Hai visto? Bello, infatti, bravo, bravo. Fe vince, ragazzi. 5 stelle palesi, 5 stelle palesi. Ma stai scherzando? Bellissimo. Cioè, ma quella non è tutto tranne che una. Guarda che camminata stilistica. È bello invece. Ha anche messo la camminata, Fe. Cioè, guarda che schifo questo. Guarda che schifo. Ma sono ricca. Non ti piace il mio cardigan? Ma stai zitto, è un maglione. Lo sa anche come si chiama, però. Oddio. Una stella. Cioè, una stella. Pessimo. Mamma mia. Attenzione quando è il mio spino oscuro, attenzione. Ok. Oh, bella, ma è non bella, è la secondo me, ragazzi. 4 stelle qui, però. Stai scherzando? Secondo me è molto bella, è molto bella, è bellissima. Però Fe ci gioca a 125 ore a questo gioco. Fe, ragazzi, massimo esperto di Fashion Famous Me. Bellissimo. Lion VG, attenzione. Grosso? Attenzione. Oh, che vestito! Però Fe, secondo me, comunque meglio, Cioè, segue la riprova se lui, che lui gioca a 125 ore e se vince. Cioè, ragazzi, di solito io faccio anche un po' il bimbetto minchietto che faccio, voglio vincere io, votate me. Ma questa volta abbasso le mani. Beh, sei stato bravo, Grazie. Però più di 2 stelle non ti posso dare, capito? Cioè, perché Fe comunque è molto meglio. Lion! Cioè, Fe aveva fatto un outfit perfetto, ragazzi. Diciamoci la verità. Si vede l'esperienza che ha in questa modalità. L'ha fatto in 2 minuti con 2 minuti, proprio. Anche meno. Pensa a te, era proprio. Sapeva già dove andare a parare. Hai vinto tu, dai! Visto? Serio.
Perché l'avete votato così poco? Dovete votarlo di più, ve lo facciamo vincere. Ma per favore, ma l'hai visto come si è accoggiato? Ma per favore, ma te l'ho da 5 stelle. Ma perché lui non si è impegnato al vabbè, comunque non si è impegnato al massimo perché voleva nascondere. Fè, impegnati al massimo. No, non voglio. Vedi, perché se si impegna al massimo ti pullappa l'outfit della vita. È vero. L'outfit della vita. Mamma mia, Fè, questa lobby che cos'è? Oh, che bel salottino. È un salotto, penso. Pensi, c'è pensi, da bere. Penso, penso. Oh, ma ragazzi, ragazzi. C'è il rank. Fè, il rank. Porco. Non è vero. Ragazzi, ho detto una cosa orribile, segnate. Di brutto di lei. Fera fashion icon. Sarà il rank finale di questa modalità. Non è vero, no. Non so neanche. Ce n'è uno dopo. Vuole fare lo stilista, che ne sai? Eri a un passo dall'ultimo rank, tipo rank super plus, super fashion XXX. Lion, no, tu che sei espertissimo, che caspita significa outfit autorizzazione? Devi chiedere a Fe. E Fe, come mi devo vestire allora? Non lo so. Ma stai zitto. Vabbè, tieniti tu i segreti allora, dai. Sì. Vestito di autorizzazione. Cos'è vestito di autorizzazione? Io direi che è un vestito elegante, ragazzi. Ok? Ok. Stai zitto, Fe, che tu lo sai benissimo. È vero. Ma smettila, non c'è bisogno di nascondere. Esce allo scoperto, principessa. No, sono una principessa. Sì, però avresti voluto, forse. vabbè. In un altro universo. C'è sempre spazio. Quindi outfit serio, ragazzi, Elegante. Comunque questa volta mi impegno. Posso chiedere un consiglio al maestro? Sì, a Fe. Il cappello da cowboy è serio, Fe? Sì, serissimo. Lo sa. Lo sa tutto, lui sa. Sa ogni cosa, ogni segreto, ogni dettaglio. Ogni nascosta parvenza di segretezza su questa modalità, lui la sa. Però anch'io, sa tutto. Adesso questa volta mi impegno io, Guarda qua che roba. Questa volta Fe avrai pane occhio, per i denti. Contieniti. Ma non sei più bravo di me. Non è che stai zitto. Sei fashion icon, fratello. Il rank non mente. No, il rank mente. No, perché il rank mente. Non mente mai. Secondo me sì. Mi serve. Red, ti vedo in difficoltà, Fratello, sono in una difficoltà estrema. Ma dammi solo un momento che mi metto a posto. Ho capito, ma qua non va bene. Ma che pensi? Fa schifo anche qua? No, fratello, te lo giuro. Che schifo, icona di nonna moda. Fammi vestire un attimo. Vestiti. Vestiti, perché qua ci sono ancora un sacco di. Sì, raga, ma da troppo tempo io non ho tutte queste cose da mettermi, È troppo difficile qua. Sto spaccando io. È difficile veramente. È veramente difficile. Tu lo sai bene, Dai, vai. Sei esperto. Ho tutte le ore di esperienza. Delle criticità di questa modalità, vero? Di ciò che è facile, di ciò che è difficile. Tu sei massimo esperto. Oh, cazzo. Ho rovinato l'outfit, ragazzi. Ho messo delle scarpe e sono diventato braccalone. Aspettate che le tocco. Toglitele. Fe ride perché sa cosa succede, vero? No, in queste circostanze, maledetto. È vero. Oh, che bella. Come hai fatto a mettere la camminata? Perché questa qui è la mia classica sbilenca. Cammina storto lui. Cosa ti pensi piace? Di me invece? Un bel vestitino. Qualche pare presfilata. Ti ha picchiato qualcuno? No, sono spaventata perché la tensione della sfilata. Bella. Ma da feca di tutto. Ma io non lo so. Ragazzi, incredibile, ragazzi. Mamma mia, incredibile. Sei veramente il peggiore di tutti. Veramente super chiuso. Fatti una vita invece di giocare tutti i giorni a Fashion Icon. Sai che non so di che colore è l'erba. Si vede dall'esperienza che hai qui. Senti, mi dici dove trovare le borsette, già che sei così esperto. Di qua. Ti scioppano quelle, la scioppate. Sicuro, Ah, no, giuro. È vero, si scioppa. Non ci posso credere. Ma serio? Ma io non ci posso credere, ragazzi. Vi giuro che non le ho scioppate. Le ha tolte subito, me l'ha detto. Mamma mia, Fe, vabbè. Ma io sai che io comunque non ti giudico, Davvero, non mi giudici. Ma neanche per idea. Non lo farei mai. Grazie. C'è anche la borsetta. Ora me la scioppo anch'io. Io me la so scioppata senza paura, ragazzi. Cioè, ricordatevi che ognuno deve essere libero e fiero di ciò che è. Se Fe è uno stilista wannabe, lui farà. Stili-
artista wannabe, palesemente. Bisogna esprimersi. Ma c'è qualcosa in questo posto. Ma voglio qualche gadget la ionico su me stesso. Lo so, è vero, è vero, ci vorrebbe, però non c'è. E quindi ci accontentiamo. Attenzione, ragazzi, mancano solo 15 secondi alla grande sfilata. E vediamo se quello sfigato di Fe. No, mi batte questa. Oh, votatelo 5 stelle perché pare. No, non è vero. Allora, non è votiamo seri. Seri. Se chi ha fatto meglio prende il voto più alto. Ok, seri. È giusto. Onesti, giusto. Onesti. Attenzione, non mani per alto. Ho trovato la borsetta. Costava. Oh, Inghilterra. È un castello. Tu lo conosci bene, eh? Non lo conosco. Non lo conosco. Giochi in casa. Primo qua. Va bene, vediamo, vediamo, vediamo. Allora, i giudici sono questi idioti. Sono anche nei giudici. Prima spuntava lì, fece un famous. Poi è sempre il primo. Vai, vai, no. vediamo. Adesso magari si è vestito male apposta. Bello. No, 5 stelle, ragazzi. Ma anche l'ombrello. Per me 5 stelle. Guarda, è camminata. Complimenti. No. Bello. Che miseria, ragazzi. Non male. Davvero affascinante. Mi fai innamorare quasi. Davvero. No. Anna. Ma con anche l'ombrellino. Anche Anna, però. Anche Anna, ragazzi. Però. Ragazzi, allora, ragazzi, capelli. Qua allora, bisogna capelli. Dire 5 stelle anche ad Anna. È bellissimo. Mercoledì Adams, questo outfit. Veramente molto bello. Grazie. Sì. Prossimo. Ah, attenzione, ragazzi, anche io penso di aver fatto un bel lavoro. Mister eleganza. Eccolo qua. No, in realtà forse vestito. Che schia, però questa faccia qui. Lo so, spaventavo, volevo fare mi il fa serio. Fa prendere una stella qui. Vabbè. Lo accetto. Mannaggia. Lo accetto. No, beh, potevo fare di meglio. Tutti validato. Arriva dello sceriffo in città, il sceriffo è sexy, eccolo qui. Non ci sei. Una stella palese, ragazzi. Questa non è elegante per niente. Una stella palese, sì, anche verde. Ma c'ho pure Batman, dove sta la bicicletta, ti piace? Dove mi per piace te? Batman, ma non mi piace che sei verde zombie. Ma tocca allo schianto di questa modalità adesso. No, sono sicuro il peggiore. Una stella, manco l'ho vista. No, guardami come sono gli accessori anche lui. Ma non ci credo. Dai, tre stelle te le do. Dai, eh. 4, dai. No, su no, via. 3 va bene. Non vogliamo esagerare. Non ci sbilanciamo. Il campione della modalità rimane pur sempre Fer. No, è Anna. Anche, Anna. Fe, se anche non vinci, non ti preoccupare. Lo so che ci stai lasciando vincere. Non ci pensa. Ha vinto Bravo! Unica modalità che vincerà sul canale da ora all'eternità. Fashion Famous, perché ci gioca le ore ed è Fashion Icon. Bravo, complimenti per questa tua vittoria. Guarda che pazzesco. Allora, adesso sei ufficialmente incoronato a Fashion Icon VGF. VGF? Peccato perché che bella, sono contento. Potevi essere un sacco di cose, tipo il più bravo nell'uccidere zombie. Però... invece no. Vabbè, ma ci sta. Ognuno c'ha il suo. Abbiamo trovato quello che fa per lui. Sì, infatti, poteva essere quel più bravo a fare i soffocotti. I sofficini, no, scusate, no, i sofficini. Volevo dire i sofficini. Dici? I sofficini. Diciamo pure le marche adesso, dai. Cazzo di. Mamma mia. Scusate, ragazzi, non ci pagano per fare pubblicità a queste cose, ovviamente. Magari, se volessero, accetterei volentieri. No! Non penso proprio. Va bene, procediamo. Anna d'Ambriacata. Anna c'ha la fa scrivere. Non la sirenetta! Massimo esperto. Massimo esperto. Dici dove la roba? Massimo esperto di sirenette. Di massimi esperti, tutte queste cose qua. Fè è proprio il numero uno, Sì, più una cosa è soft, più fene, esperto. Allora, sirenetta. Ragazzi, occhio perché è difficile, questo. Occhio a dare fuori tema, ragazzi, occhio, attenzione. Occhio perché poi è un casino. E se si arrabbia pure, queste cose. Perdi punti, Fe. Mi dai un consiglio sui capelli? Secondo me le sirenette sono colorate, Ma qui c'è il VIP, Fe, scommetto che tu c'hai anche quello. No, non ce l'ho, però se vuoi rivediamo, Prova a entrare. Prendo il VIP, aspetta, no, non ho detto di prendere. Ah, no. Guarda che bugiardo, no, ce l'hai già, ce l'ha già. Guarda. Ce l'ha palese. Che schifo. Vai. Vado. Se non ti vedo sparire, vuol dire. Ma guarda, bugiardo, sicuro ha premuto nel tempo esatto per tornare indietro per far vedere che non ce l'aveva, ma in realtà ce l'aveva. Palese. Ti sta pure distraendo pure per vincere, capito? Sì, perché le vuole vincere. Lion, mi raccomando, devi essere super figo stavolta, Lion, posso confessarti una cosa? Devi tornare qui dal VIP. Non mi dire che ce l'hai comprato adesso, dai, adesso non prendiamoci in giro, dai, non ce l'avevi. Non voglio credere che ce l'avevi. Va bene. Non ce l'avevi, non ce l'avevi. Non voglio pensarti una persona umana.
Grazie, okay. Grazie, sei molto gentile. Ragazzi, io non sto riuscendo a pullarlo questo. Non c'è la coda da sirena. Ma certo che c'è, nella sezione delle gonne, vai in fondo, a destra. In fondo ci sono anche le medie grandezze. Guarda che le sa tutte. Ma no, perché? No, perché l'ho vista. Anna, a me non c'è la coda in fondo a destra. Certo, che in fondo, vai. Eccola qui, dai, ho davanti. Qui, qui, da me, questo qui, questo qua, qui. Ah, è anche vero. Senza il colore. Visto? Ragazzi, ma è roba rossa. Incredibile. È così, è bella. Bella coda. Va bene, dai, è però bella. Bisogna vedere, perché comunque non, è, non basta la coda per pullare un outfit da sirena come si deve, eh. Ve lo anche dico. Un bel vestitino serve. Ve lo dico io che comunque ecco, questo non ci stava bene manco per le palle. Comunque no, posso dirti che in realtà è una bella, cioè capisco la tua passione, eh. Davvero? Sì, sì. Quindi, sì. Sono... Quindi mi accetti? Ma io ti accettavo in ogni caso. Ah, sì, eh. Vabbè, certo. Non c'è problema. Però posso dire che magari qualche giorno ci troviamo insieme e ci giochiamo. Vuoi giocare con me? Va bene, mi chiami, sai. Quando ci sono, giusto, non giocare assieme. Sì, sei sempre, non tocchi l'erba. È vero. Date sempre questa modalità, cioè. Sì, sì, fisso, fisso. Tutto il giorno, tutta la notte. Ragazzi, non sto riuscendo a fare un outfit bello. No, qui io veramente vado primo. Ti giuro che vado primo. Cioè, pure sta coda mi sta sulle balle, non... Ma no, ma dai che bella! Non lo so, non lo so. È molto fashion! No! Dai, datti un contegno, no? Fratello, ma sei uno schianto con quei capelli multicolor! Grazie, grazie, però sta coda mi sta rovinando proprio la, tutta la... Non lo so, mi sembrava di essere fichetta, ma invece così non mi sento più, Anna. Lo una sirenetta senza coda? No, però. Vero. No, anche devi mettere per forza la coda, sennò che razza di sirena sei? Potrei anche scioppare gli animali, magari questi mi danno il punto in più per battere Fe nella sua stessa modalità, ragazzi. Ma sì, ma tanto mi batti, lo sai, no? Cioè, io non sono bravo. Ci stai sperando, che io ti batta. Però. No, cioè, sono sicuro che mi batti. Bellino così, sì. Vediamo se riusciamo a tirare un remo in barca ancora un po' di più. Dai che ce la fai! Ah, è bello però, sei bello. Sì, ti dirò, niente male, no? Sei bellissimo! Sei bellissimo! No, raga, no, se non mi date il massimo qua impazzisco tutto, impazzisco no, tutto. No, stai a cuccia che io sono molto più figa di te, comunque. Perché non mi hai visto, non hai ma visto. Tu non hai visto me ancora, non mi hai guardato bene, non sai. Ti sei fregato con questa risposta, non so cosa dire adesso. Mamma mia. Ma sei bellissimo, Lion! Non bellissimo. Diamo spoiler, fratello, vedremo dopo. Mamma mia, sono curiosa! Oh mio Dio, oh mamma mia. No, vabbè, a casa, raga, dai a casa. Ma a casa ce vai te, perché qua... Vai tu! Ok, sono qualificato, no, va bene così. Dai! Allora, vediamo questa volta, ragazzi, secondo me a Fe lo straccio. Io lo straccio. Fe, come ti intendi della mappa di Miami qua? Poco. Ma stai zitto. Ma la vita poche volte. Ma non è vero, visto proprio. Tutte, ha fatto la sua grande vittoria, te lo dico io. Allora. Dai, zitto. Adesso vediamo. Ha vinto Fe Castelli, lui. Lui gli piace proprio perché è una principessa, capito? Ma vedi che va sempre lui per primo. Sì, perché comunque... Che schianto. Bello, ma secondo me la mia è 10 per, quindi non ti voto molto questa volta, mi spiace. È giusto. No, perché qui io... Voi dovete vedere me. Questa volta ho strafatto, Ecco, guardate, pronti? Mia, sono emozionato. Guarda, c'ho anche il pet, ragazzi! Ma sei una sirena volante! Ma che figata! 5 stelle minimo, Bellissimo. Il cuore che pulsa, ragazzi! 5 stelle! Qua non c'è storia, Fe, mi dispiace, ma... l'ombrello per ridurre la secchezza della coda, mamma mia! Ecco il pezzo forte! Ma che sei? Uno zombie, ma che schifo! Ma è un polpo! Che schifo! Una stella, ma neanche! Tutta con le borchie, ma cosa sei? Il vostro marino, altro che... Poi ti muovi tutto sincopato, ma perché? Perché non vi piace? Tutto zoppicante, boh. Vado via con le mie magie. Ti fanno male i tacchi, boh. No! Vabbè, questo chi è? Io, guarda che sguardo. Sempre il peggiore. Tu fai meglio che ti metti una busta della monnezza come vestito. Mamma mia. Una stella. Terribile. Mamma mia. Io ho scelto un tocco che proprio, guarda, vi lascia a bocca aperta. Sì, ma la mia è troppo meglio, mi dispiace. Ho fatto l'effetto a quadrato. Bella, bella. Non mi piace. Ma poi le bollicine attorno. Però io... Lion era meglio qui. Io ero meglio qua. Qua non c'è la storia, mi spiace, ma... Anche perfetti, ho già superato nella tua modalità. Sì, è di brutto. Però tu rimani comunque fashion icon. Ma quanto cacchio ci hai giocato? Cioè, noi ragazzi, vi ricordo... No, ci abbiamo giocato 20 minuti. Siamo tutti rank base ancora. Mateur... ho vinto comunque.
caffè è fashion icon. Oh, ne devi aver vinto meno 500, di preferire quelli. Io non voglio sapere come hai fatto tu. Ci sei chiuso. Cosa? No. No. Perché? Quante stelle hai in basso a sinistra? No, non no, non ci credo. Non lo voglio sapere quante ne hai. No, tu. Dimmi, di 56. 715. Porca! Ma te, ma stai male te! Ma io non lo so, ma ragazzi, vabbè, vabbè, oh, non lo giudichiamo, per carità di Dio. È un'icona di stile, però. Cioè, che piace vestirsi bene. Sì, sì, ma ci mancherebbe altro. Però passare le ore su Roblox a vestirsi bene... Vabbè, dai, no, Anna, però come... almeno ultimo outfit, guarda, io lo voglio ultimo outfit, vedere. Ti prego. Devo scalare la classifica, almeno. Fare, ma... Sì, sì, assolutamente sì. Durano 6 ore. Ma non mi importa, io ho bisogno. Al massimo ci giudichi. Io non voglio giocare più. Mi sono rotto. No, vuoi giocare invece. Devi dimostrare quanto sei bello. Dai, sempre favoloso. Devi dimostrare di essere favoloso. Dacci un minuto e mezzo e poi ci giudichi tu in vista. Vabbè. Ok. Come impegno, Che bello. Vabbè. 4 minuti, sono felice. Dai, sta difficile. Cos'è che era fabuloso? Sono favoloso. Ma è sicuramente più favoloso di noi, ragazzi. Sì, non è vero. Dobbiamo abbassare la cresta, secondo me, perché lui è troppo più favoloso di noi. Non è vero. Con 5700, quant'è che ne avevi? 715. Mamma mia. È favola. Ma tocca l'erba. Cioè, a un certo punto, no? E che cos'è? Beh. Che? No, che hai ragione. Ho ragione, sì. Tocca l'erba. Toccala subito. Ma tocca subito, sento. Ma si sta palpando tutta l'erba. Che schifo. Che cavolo? Che cavolo? Ah, devi rendere imbarazzante anche toccare l'erba ora. No. No, vabbè, là, io non puoi capire il colore dei capelli qui. Ok. Oh mio Dio, qui. Non mi frega, sto. Dai, facciamolo insieme. Sto va bene. Vedi. Bello, Fai, non ce l'ha detto sto fatto qui. Ma è per forza, perché si tiene i segreti migliori per sé. Che capone, ragazzi, è normale, È il mio segreto, sei. Non possiamo biasimarlo, Oh, ma io quanto son figa. No, vabbè, cioè, ma io sono bravo. Cioè, ma io so fare queste cose, Cioè, ma venite a vedermi un attimo. Sei uno stilista nato. Venite a vedermi un attimo. Dove sei? Che bello! Ma sei bellissimo! Cioè, dimmi se non sono. Se non sono fatto bene. Sei veramente bello! Cioè, guarda, tutto in tinta, figo. E anche business. Anna non è qui a guardarmi. No, perché io voglio batterti. Che schifo. Tanto abbiamo finito. Cioè, ora finiamo. No, poi fa più niente. No. Ti dico devo io. Finire. Non puoi finire, perché adesso io dico che abbiamo finito, abbiamo finito. Te è pronta? No. Ragazzi, ultimi secondi, attenzione. Giudicami. Fratello, ti piace sto giro? Fai schifo come alzi, madonna mia, sei tutto strano. Guardami in faccia. Puoi andare lontano, allontanati. Ma per favore. Ti prego e muori. No, sono fashion famous però. Fashion famous, ovviamente. La tua carriera da fashion famous è già finita. Non è manco iniziata. Ma non vuoi accarezzare i miei animalini? No. Vai via. Vado via. Vai via di più. Vado, corro via, volo nel cielo. Cico, anche tu. Ma perché non ti piaccio? No. Ti muscolazzi. Sono brutto proprio. No, vado via. Ok ragazzi. Guardami. Tutti. Sì. Oh, bella, beazzo, Anna, i miei complimenti. Tu se guarda sei pazzesca. Ma è vero, qua palesemente abbiamo vinto io. Anche Fe non è male, però. Ma Fe palesemente non si sta impegnando perché vuole far vedere che non è così esperto. È vero. Ma si capisce proprio. Comunque sul classato, perché qua palesemente Anna forse primo posto. Sì, Red, sì, è fatto benissimo. Ti puoi allontanare, che hai scioppato di tutto, fai schifo. Ma pure. Non ti piace. Vai un po', via, vai via. Fe anche tu, brutto proprio, vai. Cinco, fa vedere. Io un pochino son bellino. Ma è orribile. Puoi andare di là. Ok. Io e Anna invece, di noi. Anna, fermati. Vedi, io e Anna belli invece. Belli, bravi. Grazie ragazzi per aver guardato questo video. Mettete un commento con il vostro outfit preferito, ovviamente quello di Fe, e Lion out. Ciao.